Presidente Mario Di Miccoli, dopo la sconfitta contro il Nardò, il Barletta ha deciso il silenzio stampa, scelta che insomma ha lasciato un po' sorpresi, però lei ha deciso di metterci la faccia. Allora ci spieghi quella decisione e adesso perché ci mette la faccia? Allora, ci metto la faccia innanzitutto perché bisogna, quando si sbaglia o si fa una gara opaca come quella che abbiamo fatto, bisogna saper chiedere scuse ai tifosi, per chi ama il Barletta, per chi segue il Barletta e per chi, voglio dire, tiene alle sorti del Barletta. Poi riguardo domenica volevo precisare che non è stato un silenzio stampa, è stato un silenzio stampa dovuto solo a domenica, perché gli animi erano un attimino accesi per una serie di circostanze, una serie di situazioni che abbiamo trovato anche sul posto, che non deve essere un alibi per la prestazione opaca, come dicevo prima, ma gli animi erano caldi e ho preferito evitare dichiarazioni a caldo che tante volte magari possono essere esagerate. E mi riferisco all'accoglienza che abbiamo avuto, a un campo, non lo so, ai limiti della praticità, dove ci hanno messo in un angolo, in un campo di terra, dove eravamo quasi impossibilitati a vedere la partita, e come dirigenti non è stata una bella accoglienza da parte della squadra avversaria. È stato questo e abbiamo voluto evitare di rilasciare dichiarazioni, ma era un silenzio stampa dovuto solo a queste circostanze. Appunto, questo silenzio ha portato dietro inevitabilmente tanti pensieri, quello che si potesse mettere in discussione la guida tecnica, l'allenatore e lo staff restano al loro posto? Beh, sicuramente non si può mettere in dubbio subito un allenatore dopo 4 partite, dove c'è stata, dopo che c'è stata una rivoluzione di giocatori, di staff, quindi bisogna credere, bisogna andare avanti con quello che si è scelto, altrimenti, voglio dire, non si può fare calcio. Sicuramente avevo messo in conto di trovare delle difficoltà e sapevo che avremmo trovato delle difficoltà dopo che si cambia tanto, ma il cambio era necessario per dare una svolta, senza voler rinnegare quello che si è fatto negli anni scorsi, perché comunque si è fatto abbastanza, si è fatto tanto dove comunque i risultati sono venuti, però si è fatto sto cambio perché era necessario. Poi stare a dire o magari stare a mettere in pubblico perché non mi sembra il caso, bisogna solo dire va avanti, a un inizio c'è sempre una fine e si riparte. Con la tifoseria che rapporto c'è e che cosa vi aspettate dopo la partita di domenica? Beh, con la tifoseria ieri abbiamo avuto un incontro sereno, un incontro costruttivo, quello che deve essere il calcio, anzi approfitto per, avendo un rapporto eccellente con la tifoseria, quest'anno c'è un rapporto eccellente, poi io sono uno che è stato su questi gradoni qua, quindi ancora di più, e chiaramente hanno esposto le loro ragioni, come giusto che sia. Poi devo complimentarmi senza menate che abbiamo una grossa tifoseria, una tifoseria veramente sana, dove si vedono i risultati di quello che poi abbiamo portato allo stadio, di quello che si crea allo stadio, dell'atmosfera che si crea, e sicuramente merito soprattutto loro per lo spettacolo che offrono a tutto lo stadio, e come giusto che sia vanno rispettati. Domenica si aspetta la risposta anche in tal senso? Da parte dei tifosi quella c'è sempre, come dicevo, merito loro. Mi aspetto una prova maiuscola dalla squadra, una risposta alla squadra, perché la squadra deve dare una risposta. Perché non eravamo dei fenomeni dopo aver vinto con il Cilento, col pareggio, dopo una buona prestazione con il Gallipoli, non siamo dei brocchi adesso. Quindi la risposta la devono dare soprattutto loro. Loro, giocatori, perché è giusto che la danno loro, perché noi come società, noi come dirigenza, sappiamo di fare veramente, di lavorare per i Barletta. Io personalmente lavoro con i Barletta H24 e lo dico senza presunzione. Sa che mi ha incuriosito perché ha in mano una maglia insomma, che riporta agli anni storici del Barletta, me la mostra e mi spiega perché la porta con sé. Questa maglia me l'ha ricordata mio figlio Francesco, che avevamo questa maglia, questa è quando io ero parte attiva
dell'annata 2008-2009, quando il Barletta è ritornato nel professionismo col presidente Checco Sfregola, e io ero parte attiva, quindi l'amore per il Barletta lo porto già da parecchio, a parte sui graduni lo porto da parecchio. Questo voleva volersi solo dimostrare, ma senza, ripeto, senza presunzione, voler dimostrare che il Barletta tengo da sempre io, non perché adesso tengo da sempre, perché sono innamorato della mia città, ci vivo in questa città e poi amo non dire le bugie io ai miei concittadini.